Ciao a tutti cari amiche e cari amici, benvenuti in questo nuovo video, sono Skipper. Oggi parliamo di Kyokai no Rin, o semplicemente Rin, uno dei manga più recenti della Sensei Takahashi. Quando ho aperto questo canale YouTube mi ero riproposta di non parlare mai male di manga. E infatti volevo parlare solamente di manga che mi piacevano. Purtroppo questa volta però mi trovo costretta a fare un'eccezione. Se avete visto tutti i miei 4 video precedenti dedicati alla Sensei Takahashi, sapete quanto io ami profondamente questa autrice. Tuttavia Rin, secondo me, è il suo manga peggio riuscito, ma vediamo perché. Rin comincia la sua corsa nel 2009, ovvero l'anno successivo alla conclusione di Inuyasha, e andrà avanti per ben 40 volumi, fino al 2017. La protagonista di Rin è l'apatica Sakura Mamiya, una studentessa come tante. Sakura ha un piccolo potere, ovvero può vedere i fantasmi. Come se questo non fosse abbastanza strano, Sakura ben presto si accorge che c'è un suo compagno di classe che, se possibile, è ancora più strano di lei. Infatti, si trova a essere una compagna di classe del buon Rin Rokuto, uno studente che in realtà è al tempo stesso uno Shinigami, ovvero un dio della morte. Rin purtroppo ha ereditato un incredibile debito da parte del padre e per estinguerlo si offre di fare piccoli lavoretti, ovvero di trapassare in qualche modo tutti i fantasmi che si trovano ancora legati sulla terra in cambio di una piccola offerta. Rin segue quindi le avventure quotidiane di questi due personaggi, che si trova in tutti gli episodi a fronteggiare un fantasma che per un motivo o per un altro non vuole andare nel regno dei morti e reincarnarsi nuovamente. I due faranno non poca fatica a convincere i fantasmi a farsi trapassare e dovranno usare tutta una serie di gadget improbabili e vivere tutta una serie di peripezie. Questa è la trama di Kyokai no Rin, niente di più e niente di meno. Vediamo prima i pochi lati positivi di questo manga. Compaiono una serie di personaggi molto simpatici, come solo la Sensei Takahashi in fondo sa fare. Primo tra tutti, Sabato Rokuto, ovvero il padre di Rin. Sabato è un uomo improbabile, gretto, egoista, pensa solamente a se stesso. Sabato è un truffatore, ha accumulato tutta una serie di debiti e ha fondato la Damashigami Company, ovvero una specie di agenzia di shinigami illegali, cioè che operano contro la legge del regno dell'aldilà. Nonostante Sabato sia un uomo abietto, avido, capace solamente di mentire a tutti quelli che lo circondano, risulta in qualche modo grottescamente simpatico. Un altro personaggio sicuramente simpatico è Kain, una specie di funzionario del regno dell'aldilà, rimasto anche lui purtroppo vittima degli inganni di Sabato, che odia profondamente Rin proprio per quello che ha dovuto subire dal padre. Troviamo poi la bella e intelligentissima Reng, innamorata disperatamente di Kain. Tuttavia Reng purtroppo, sempre per colpa di Sabato Rokuto, che in qualche modo si trova a essere l'antagonista principale, è diventata una Damashigami, ovvero una Shinigami illegale, e fa fatica a tenere nascosto questo al suo amato Kain, che invece è un tutore della legge. Una delle cose che ho trovato più divertenti nel corso dei volumi sono stati proprio i tentativi di Reng di nascondere la sua vera identità a Kain. Però, come ho detto all'inizio del video, questi sono gli unici pregi che mi sento di trovare a Rin. Rin, purtroppo, è un manga assolutamente ripetitivo e ancora ad oggi non riesco a capire come è stato possibile che sia andato avanti per ben 40 volumi. Gli episodi di Rin si sommano l'uno all'altro, si accumulano semplicemente, senza mai riuscire effettivamente a costruire qualcosa. Di norma tutta la vicenda viene costruita e conclusa all'interno di uno stesso capitolo di poche pagine. Molto raramente ci saranno storie in grado di durare per 2 o 3 capitoli. Mancano dei veri e propri archi narrativi, concetto fondamentale di shonen manga. Gli episodi si susseguono senza riuscire mai a costruire davvero l'ossatura di una storia coerente. Inoltre, anche per essere episodi semplicemente autoconclusivi, il lettore a un certo punto viene assolutamente stordito. La sensei infatti bombarda il lettore con una serie di note e spiegazioni che rispiegano e rispiegano in continuazione alcuni oggetti oppure alcuni modi di funzionamento del regno dell'aldilà che tuttavia erano stati introdotti al lettore in precedenza. Come se Rin fosse fatto e pensato per un lettore che legge solamente un capitolo ogni tanto ignorando tutti i precedenti. E questo, credetemi, è particolarmente fastidioso per chi invece vorrebbe fruire di tutto il volumetto di fila. Un altro problema, come dicevo prima, oltre alla mancanza di archi narrativi,
è la mancanza di un vero e proprio villain. Non c'è infatti un cattivo principale. Forse, come dicevo prima, l'antagonista è proprio Sabato, il padre di Rin, che però non assume mai le dimensioni di un vero e proprio nemico che i protagonisti devono in qualche modo sconfiggere o fronteggiare. Sabato stesso è un cattivo un po' fastidioso, ma tutto sommato simpatico, non si riesce mai a odiarlo del tutto. E poi manca sostanzialmente una vera e propria evoluzione dei personaggi. Parliamo poi della protagonista, Sakura Mamiya. Sakura Mamiya è probabilmente una delle protagoniste peggiori al mondo. È apatica, non mostra mai un sentimento, rimane sempre impassibile. Mi rendo conto che nelle intenzioni della sensei proprio questa sua caratteristica di rimanere sempre impassibile di fronte a qualunque avvenimento poteva probabilmente in potenza costituire una fonte di gag, una fonte comica in qualche modo, ma nella realtà non è così. Rin si trova in realtà completamente da solo a muoversi nel manga, senza il supporto di una vera controparte femminile. E poi, cosa probabilmente peggiore di tutte, i personaggi nel corso della storia non hanno una vera e propria evoluzione, non hanno uno sviluppo degno di questo nome. Si limitano a comparire in una serie di episodi autoconclusivi, ognuno slegato dall'altro, cosa che effettivamente per sua natura non concilia bene un'evoluzione vera e propria del personaggio. Da Rin, infine, viene tratto un anime, costituito da ben 75 episodi della Brain Space. L'anime di Rin è stato diviso in 3 stagioni. In Italia è arrivata in questo momento solamente la prima, da parte della Dainit, che però non lo ha doppiato, ma lo ha sottotitolato e reso disponibile gratuitamente sulla piattaforma Vid. Insomma, alla fine del video mi sento di dirvi che se siete dei fan sfegatari di Rumiko Takahashi, come lo sono io, certamente potete provare ad approcciarvi a Rin, perché potreste effettivamente riuscire a trovare qualcosa in grado di strapparvi un sorriso, in grado di intrattenervi. Se invece non siete dei fan della sensei Takahashi, allora vi consiglio caldamente di dirottarvi sulle opere precedenti, ben più piene di spunti. Rin in sostanza è, a mio avviso, un manga mediocre, reso ancora più mediocre dal nome che porta sulla copertina. Rumiko Takahashi infatti è e sarà sempre la principessa dei manga e occuperà sempre un posto nell'Olimpo dei mangaka. Pochi altri, probabilmente quasi nessuno, è riuscito ad arrivare al suo livello e proprio per questo, quando si legge il suo nome in copertina, è lecito, anzi è doveroso aspettarsi qualcosa di più, un barlume di quella magia che ha sempre caratterizzato i suoi manga. Certo, è vero che appunto la sensei adesso si trova al culmine, all'apice di una carriera sfolgorante. È apprezzabile il fatto che voglia continuare a produrre manga, però io sono certa che da qualche parte ha ancora molta di quella magia che ci ha donato con le sue opere giovanili. Bene ragazzi, questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto. In futuro, se vorrete, molto probabilmente parleremo anche delle serie più brevi della sensei Takahashi, tipo One Pound Gospel o dei volumi autoconclusivi. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, aiutatemi a far crescere il canale, condividetelo, mettete mi piace e controllate che la campanella sia attiva, altrimenti potrebbero non arrivarvi le notifiche. Alla prossima, ciao ciao!